Allora, ad un certo punto la vena artistica di Michele è tornata fuori. Ha fatto un po' di tutto nella vita, volto noto negli ambienti televisivi, in quelli politici, poi è tornata prepotentemente la voglia di tornare a dipingere. Perché? Perché non saprei risponderti a questa domanda, perché no, in realtà scherzo, l'ho sempre fatto da quando sono bambina. Le prime cose, insomma, mi sono capitate in mano sono stati proprio pennelli, colori, pennarelli, matite, pezzi di carta, tele, perché a casa mia, insomma, bene o male, siamo tutti con la stessa vena. Mio padre, mio nonno, mio zio architetto, zio Peppe, insomma Santoro, nonno Silvio, che forse adesso le nuove generazioni non lo conoscono, però nonno ha anche fatto moltissime cose per L'Aquila, disegnava anche le lire, e, era insomma un personaggio di un certo spessore. Però insomma sono cose interessanti, sono cose importanti. Io adesso sto vedendo, qua siamo nel tuo laboratorio, ci metti l'impegno, non è così la cosa fatta, cotta e No, mangiata, è io anche ragionata. ti ringrazio. A me piacciono tantissimo, non so se si può dire perché ogni scarafone è bella mamma soia e Certo. si dice anche evidentemente delle proprie opere. Più che altro un'esigenza, io ho bisogno di farlo, non c'è niente da fare, di andare a comprare i colori, di prendere le Compri i colori, prendi le spatole. spatole E adesso sono partita con il legno, fondamentalmente, dipingendo sul legno. Poi mi è presa la fantasia della carta, ho scoperto la carta, è bellissima. Ultimamente proprio mi sono intrippata intrippata con nuove tecniche. esatto, Oh, con nuove ma tecniche, perché comunque non è solamente esigenza e voglia, insomma, di esprimersi, ma è anche sperimentazione, perché io, diciamo, sono partita dal figurativo, e poi adesso sono diventata astratta, con nuovi metodi. Per me sono nuovi, ovviamente. ecco, e sarai anche protagonista, sarai una delle partecipanti a questa iniziativa che si terrà alla metà di giugno a Aquilart, con la tua Sì. esposizione, con dei tuoi lavori No, particolari. cioè, è una collettiva, ogni artista propone un'opera. E devo ringraziare il maestro Ciccozzi per aver pensato anche a me, e per me è un grandissimo onore. Ho già partecipato a altre piccole collettive, questa è una cosa abbastanza imponente, che insomma è stata organizzata con dettagli, diciamo, di stile, quindi sono molto felice di partecipare e onorata, ovviamente. Che dicono i tuoi figli? Ma Ti i miei figli, appoggiano? sì, i miei figli sì, ogni tanto mi dicono che è sta schifezza, Però alla fine però poi alla accettano. fine, no, sai che cosa? Perché ovviamente prima di arrivare a quello che vedi ci sono tantissimi passaggi, quindi magari loro prendono i primi stadi, che effettivamente Certo. sono embrionali, quindi ancora non si capisce bene quello che viene fuori. Però no, no, loro mi appoggiano, a loro piace Stessa tantissimo. cosa il tuo compagno, immagino, quindi Sì, sì, approva. Quando le sì, sì. fai queste cose, oppure se c'hai in mente qualcosa, dici vabbè, ho in mente di fare questo, come nasce proprio il fatto di Allora, mettere colore? fondamentalmente io passo insomma, parte del mio tempo libero a leggere e a conoscere artisti contemporanei. E quindi da lì ovviamente trovo anche delle ispirazioni. Quando dipingo normalmente la sera o il fine settimana, questo proprio, o quando sto in vacanza. Per esempio, ho avuto il E Covid, quindi, durante il durante Covid la proprio quarantena, ti sei mi sono proprio scatenata. scatenata, Non ti sì. chiedo quali sono i risultati della quarantena del Covid, se mi facevi, perché ero anche curiosa di capire Poi te li faccio cosa era vedere. uscito. Come li veicoli questi lavori? Beh, in realtà adesso sono semplicemente sulla mia pagina Facebook, poi in realtà ho fatto anche un sito web, però lo devo riempire, quindi ci sono ancora poche cose, insomma, ancora nella fase molto embrionale, quindi devo comunque scrivere un po' di me e scrivere un po' dei miei quadri. Non li veicolo fondamentalmente ancora, perché Quello che hai in mano mi lo fa ancora. facciamo Sì, vedere. questo, no, questo in realtà è nato dopo il terremoto. Infatti c'è una casa, insomma, che ha subito dei danni, e il rosso è il colore sia del cuore, dell'amore, ma anche del dolore e della sofferenza, insomma, che hanno subito le nostre case, ergo noi cittadini terremotati.
Che ti stavo dicendo? Mi stavi dicendo, abbiamo aperto il segno, come veicolarli, mi hai detto, ah, ecco, sì, la in pagina. Realtà, ecco, li metto su Facebook, ecco, e mi ci beo e basta. Quindi ti vediamo all'Aquilart, protagonista, insomma. Sì, non solo me, però, insomma, ci saranno gente, ci saranno artisti, insomma, di un certo spessore, quindi io sono piccola, piccola, piccola.